Carlo Scott Fogliani, come vede questa campagna elettorale? Bene, è una buona campagna nella quale finalmente c'è anche gente come me che ha deciso di competere al di fuori degli schemi. Mi era stato chiesto di stare fuori per non disturbare troppo, ma non appartiene al mio carattere. Si è parlato molto di tante cose diverse, ma poco di programmi in questa campagna elettorale. Tutto il mio modo di costruire la campagna elettorale è stato fondato sui programmi. Io propongo questioni che sento dalla gente e risposte che sono funzionali sia al programma di 600 punti del Presidente Formigoni sia all'apporto che penso di potergli dare io. Aggiungo una cosa, io ho incontrato già a oggi più di 2000 persone, è chiaro che le esigenze sono diverse e che quindi e probabilmente rispetto a gente che pensa che la campagna elettorale si faccia chiusa da qualche parte, le mie risposte sono diverse. È anche diversa la rabbia che ci metto perché incontrarli davvero disoccupati per la strada dà un senso diverso che pensare che siano dei numeri su un foglio. Quale degli avversari del PDL teme di più? Nessuno, io non ho avversari nel PDL, competiamo per dei posti in regione e basta. Mettiamoli in fila, quale è il favorito, qual è il meno favorito? Oh, questo è un esercizio che non si può chiedere a un candidato. C'è qualcuno che l'accusa all'interno del partito di voler spaccare il PDL? Chi lancia queste accuse di solito è il primo che ha lavorato per costruirle le condizioni perché il partito si sfasci. Deve dire a chi mi accusa, e farebbe bene anche a dirlo a me, e non ho difficoltà a dirglielo in faccia o a dirglielo in piazza, che il partito si costruisce coinvolgendo la gente, andando fuori, parlando con la gente, coinvolgendo, costruendo la rete sul territorio e non pensando di incarnarlo in una persona sola. Se qualcuno pensa che per il fatto che gli altri non sono d'accordo con lui sfascino tutto, allora ha un problema lui, non ce l'ha né il partito, né la gente che lavora per il partito, né i militanti, né tantomeno io. Meglio Forza Italia o il PDL? Sono due cose diverse. Forza Italia è stato un momento importante per la crescita del pensiero liberale in questo paese, il PDL fa uno sforzo aggiuntivo, quello di mettere assieme tutte le forze liberali di centrodestra in un unico contenitore che sia capace davvero di andare oltre e modernizzare la politica di questo paese in senso bipolare. Meglio Pagnoncelli o Macconi? Sicuramente Pagnoncelli. Guardi, Marco Pagnoncelli ha tanti difetti, glielo dico sempre, glielo dico in faccia, ma almeno è uno al quale si possono dire le cose in faccia litigandoci. Io preferisco uno che mi manda a quel paese perché non è d'accordo con quello che dico, con uno che mi sorride e mi dice ma sai. Che cosa succede dopo, il giorno dopo le elezioni, se lei verrà eletto? Io ho fatto una promessa ai miei elettori ed è quella di portare il popolo e la gente dentro il partito. Adesso non c'è, quindi sarà la prima cosa della quale mi occuperò se eletto. E la seconda cosa che farò sarà portarla dentro la regione. E se non dovesse essere eletto, che cosa farà? Dipenderà dal risultato. Io non ho smesso di fare politica in 20 anni, non sicuro non smetto per mancata elezione. Che cosa succederà dentro il PDL dopo le elezioni, in caso la Lega dovesse stravincere anche in Bergamasca? Beh, questo è un problema del commissario autosospeso Carlo Saffiotti, che ha gestito il commissariamento come ha ritenuto meglio, ed è un problema del... mi scuso, ma in campagna elettorale capita. Ed è un problema del commissario attuale che sta governando il partito, Gregorio Fontana, che ha deciso perché la campagna elettorale si sviluppasse in un certo modo. Sia l'uno che l'altro hanno responsabilità politiche precise rispetto alle quali io non posso esprimermi.